Adesso la nostra rubrica. Questa mattina il nostro ospite in studio Massimiliano Lepera, giovane scrittore, in realtà è anche docente, giornalista, cantautore, insomma un personaggio poliedrico. Oggi parliamo del suo ultimo libro, Il fantastico viaggio di Tom. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, sullo sfondo di questo romanzo c'è l'Odissea di Omero, in linea con i suoi studi classici e anche con quello che lei insegna ogni giorno ai suoi studenti. Sì, ho voluto far rappresentare l'Odissea omerica in chiave contemporanea, per dare uno sguardo nuovo a quello che è un capolavoro d'altri tempi, con la finalità soprattutto di far appassionare i ragazzi, le nuove generazioni a cui appunto insegno, anche a un capolavoro che oggi è molto, molto moderno, molto attuale, e quindi attraverso un giovane dei giorni nostri ho ripercorso quelle che sono le tappe dell'eroe poliutropos, poliedrico per eccellenza, che è Odisseo. Ecco, l'obiettivo di quest'opera è anche riavvicinare i lettori ai grandi classici. Sì, è importante riscoprire i classici perché sono una grande fonte di insegnamento, sono sempre molto attuali e quindi i ragazzi, partendo dal passato, come sempre è importante che riscoprano le proprie radici e quindi si riavvicinino al presente e al futuro con nuovi valori. Ecco, lei è giovanissimo, ma questa è la sua quinta opera. Tra queste c'è anche un romanzo storico. Sì, c'è un romanzo storico che ha la stessa intenzione, cioè quello di riscoprire in quel caso le nostre radici, le radici della Calabria, proprio perché è ambientato qui in Calabria e vuole far capire come anche la nostra terra sia ricca di tradizione, quindi è importante conoscere prima i nostri luoghi e poi magari spostarsi altrove. Ecco, di cosa parla il cuore e il pugnale? Il cuore e il pugnale parla di Clemenza di Catanzaro, una contessa che tuttavia ebbe varie vicende in tutta la Calabria e anche addirittura nel regno normanno di Sicilia, a Palermo, e quindi una figura femminile, un'eroina che a modo suo è riuscita a scrivere la storia locale ma anche quella nazionale, in un'età, quella normanna e quella medievale, in cui non era così semplice affermarsi. Torniamo al fantastico viaggio di Tom. Ma chi consiglia questa lettura? È più un libro adatto ai più giovani oppure, diciamo, va bene anche per le persone più mature? L'intento principale è quello di rivolgerlo ai ragazzi, però è normale che anche gli adulti possano riscoprire dei valori dell'Odissea omerica, che poi infatti si presuppone sia stato il primo romanzo della cultura occidentale, quindi attraverso queste mirabilanti avventure di Odisseo, attraverso le varie terre, tra cui anche la Calabria, possiamo riscoprire quelle che sono le nostre radici, la nostra identità. I suoi studenti lo stanno leggendo? Lo spero. Un'altra cosa, lei è sempre in attività, sta già lavorando a qualche progetto per il futuro? Sto lavorando con molta calma, naturalmente, a un progetto che riguarda proprio la riscoperta dei classici e quindi, sempre in linea con questa mia idea, vorrei far capire quanto siano attuali le nostre cosiddette lingue morte, il greco e il latino, per far capire come ogni giorno noi, senza rendercene conto, ne abbiamo contezza. Per quanto riguarda invece il fronte musicale, quali iniziative sono in corso? Per il fronte musicale il disco Nessuno è perfetto sarà presto nella rassegna natalizia a Catanzaro e poi il prossimo anno avremo altre iniziative. Grazie. Grazie. Allora, grazie a Massimiliano Lepera, ricordiamo il suo ultimo romanzo, Il fantastico viaggio di Tom.